Fernando Carbellotto lavora da 20 anni sul concetto di frattale. Il concetto di frattale in arte ha avuto diverse applicazioni e è un concetto molto affascinante che Fernando ha ripreso in questa installazione delle reti presso lo spazio museale di Palazzo Tornielli ad Ameno. La relazione che crea con l'ambiente, la tela dipinta da Fernando in bianco e nero, la materia stessa dell'arte, della storia dell'arte se vogliamo, tagliata in strisce fini e intrecciata pazientemente dall'artista, assume un altro significato, un significato concettuale possiamo dire. Ecco, le strutture che crei, le installazioni che crei, hanno tutte un forte legame con l'ambiente in cui si inseriscono e con la relazione spazio-caos-struttura. Vuoi parlarci di questa relazione complicata? Sì, direi quello che hai detto in sintesi sono le due parti di un concetto più vasto, che è il primo più formale. Se noi guardiamo una rete o un allestimento di reti, ci accorgiamo come riusciamo a vedere la rete, ma riusciamo a vedere quello che c'è oltre la rete. Quindi la rete si fa vedere, ma anche lascia vedere oltre sé. Quindi riuscire a legare, a fondere una rete con l'ambiente che la circonda è relativamente più facile.